Oh, io dico sempre, diffidare dei seller non sui notebook, solo sui notebook. Sui desktop si può chiudere un occhio, ma sui notebook è meglio lasciar perdere. Eccolo là, il malaticcio. Mi raccomando, evitate quelle cose lì. Ora vi spiego anche il perché. Comunque, prima, sigla. Trovati amici nella cucina dell'informatica, è sempre un piacere avervi ospiti nel mio canale, che se ne dica, è sempre un piacere avervi ospiti qui da me. Bene, avete notato? Me lo fate vedere prima, la sedia nuova, eh? Dice, perché hai cambiato la sedia? Primo, perché è più comoda. Secondo, perché dall'altra sono caduto e mi sono lussato una spalla. Una sedia dell'IKEA. Non è colpa dell'IKEA, sia ben chiaro, è colpa mia, che se ti metti a fare l'equilibrista sulla sedia e la sedia scappa via perché c'è le rotelline, è normale che proprio per terra ti potresti rompere la spalla. E meno male che non c'ho potuto la testa, perché sennò rimanevo lì. Vabbè, comunque. Anche per questo è un po' che non escono i miei video. Ma comunque, di cosa vogliamo parlare oggi? Che non è né la mia spalla né la mia sedia, ma è questa meraviglia della tecnologia che HP ha assemblato e ha venduto. Come ha fatto a venderla? È ancora inspiegabile, inspiegabile. Anche perché chi le compra è gente che non capisce molto. Non che sono ed ignorare, no, non voglio dire questo. Badano al prezzo e purtroppo, come dico sempre io, la qualità è in rapporto al prezzo, o il prezzo è in rapporto alla qualità, c'è poco da fare. Molti conoscenti o amici mi chiedono, ma che mi è stato chiesto anche su qualche video, devo comprare un portatile, cosa posso comprare? Il mio consiglio è, o prendi un portatile che abbia un processore Intel con i 3, i 5 o i 7, ma sia i 5 che i 7 costano una certa cifra, cioè, non è che sono delle cose impossibili da comprare, costano un po' di più, però, come dicevo prima, la qualità si paga. Oppure prendi dei portatili basati su AMD Ryzen 3 o 5, li trovi a dei prezzi intorno ai 450-500 euro, che è già della buona roba, tanto AMD quanto Intel. Ok? Poi, anche perché poi mi vengono a chiedere consigli, cosa posso comprare? E ho detto, la roba lì. Vanno al supermercato, vanno in un negozio e cosa prendono? Il Celeron, il Poi vengono da me e dicono: va piano. Ah, va piano, ma andiamo a dire, non ci avrei mai creduto. Mi sarei meravigliato del contrario, no che va piano. Allora, riescono ancora a vendere fondi di magazzino perché hanno ancora dischi meccanici. Neanche più gli... Adesso sono spariti i dischi meccanici dei portatili, grazie a Dio è intervenuto col suo Spirito Santo e ha fatto in modo che sui portatili mettessero gli SSD. Ma c'è gente che c'è ancora in catalogo roba con gli HDD, quindi dischi meccanici, laddove mettono ancora Windows 10, specialmente 20H2. Ragazzi, non ce n'è più per nessuno, tempo un mese, se sei fortunato, e poi divento un chiodo che non hai idea. Io mi meraviglio quando mi dicono dopo un mese che il computer va ancora bene. O si vergognano e non vogliono dirlo. Oppure va bene, bravo, non ci credo poco. Allora, rispondo anche a un follower che mi ha chiesto di fare il video sulla quarta parte di Alleggeriamo Windows 10. Ci ho pensato un pochino, ero quasi lì per farlo, poi ho detto, ma in realtà già i primi 3 video sono più che sufficienti. Può considerare questo video, quindi gli interventi software fatti dopo l'intervento hardware, come se fosse la quarta parte di Windows 10, perché ho eliminato dall'installazione tutti quei programmi inutili, tipo il mio telefono, OneDrive, chi me l'ha chiesto, mi ha detto toglielo perché non ci faccio niente, Paint 3D, OneNote, Sticky Note, tutte cose che non servono al 99% delle persone. Non è che sono inutili, se da una parte ci sarà un motivo, ma sono ben pochi quelli che li usano. Poi non parliamo di Office 365 che ce l'ha già d'ufficio. Vabbè, ad ogni modo. E qualcuno mi dice, ma AMD ha fatto anche delle porcherie simili? Certo, anche AMD ha fatto delle porcherie simili, dei processori che si chiamavano AMD E con una serie di numeri dietro. Anche quelli, se li trovate, evitateli. Evitateli. Altrimenti venite da noi tecnici a lamentarvi che non funziona. Cioè non funziona, vanno piano. Vanno piano, vanno piano. Cioè non hai fretta, te lo compri, ti metti là, schiacci un tasto, ti metti lì così e aspetti che poi ti risponda. Sono
se non hai quel problema va bene. Ok? Che altro si può dire? Beh, comunque quel portatilino lì non è proprio da buttare via, a parte il servo. C'è da dire che c'ha un buon audio, c'ha uno schermo touch, c'ha 4 GB di RAM che sono sufficienti per Windows 10, e purtroppo c'è il Celeron. Purtroppo c'è il Celeron, che ci vuoi fare? Io mi chiedo perché, dopo aver fatto quella porcheria che si chiama Atom, insisti su questa linea di prodotti che fanno pena. Vabbè, non la chiami più Atom, chiami Celeron, che sarà un Atom a colori, va a sapere. Vabbè, non stavo a prenderci in chiacchiere. Se potete evitare questi processori qua, fatelo mio volentieri. Metteteci 100-150 euro in più, ma prendete un portatile che sia serio, serio, ok? Bene, adesso non sto a tagliarvi ulteriormente, chiediamo alla regia che gentilmente e amabilmente mandi in onda il filmato dell'upgrade hardware e dell'intervento software per alleggerire Windows 10. Prego regia!
Bene, ora per far vedere quanto è buono il Celeron per i portatili, eseguirò l'installazione del VideoLAN, software di visualizzazione video. Andiamo nella cartella dei download e facciamo partire. Anzi, prima di farlo partire, attiviamo gestione attività. Gestione attività, cioè adesso al 100%. Cos'è che sta girando? Ecco, questo qui è il software che sta registrando lo schermo. FFmpeg già si mangia da solo mezza macchina. Guardate le risorse utilizzate solo per registrare lo schermo. Vabbè, che partirà adesso VLC e si divideranno da buoni amici la CPU. Facciamo partire l'installazione di VLC. Ok, avanti, 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 installa, perfetto. Ed ecco qua, tra tutti e due, FFmpeg, che è il software che registra la schermata, e il software dei video, VideoLAN. Guardate, la CPU a quant'è? Al 100%. Questo per far capire quanto è strategico il Celeron per Intel. Però, c'è da dire questo, che il Celeron di desktop è una cosa, il Celeron dei portatili è tutt'altra porcheria. Perché per farlo consumare poco e per evitare che scaldi, l'hanno castrato praticamente e gira a una frequenza molto bassa. Infatti anche il TDP è molto basso, mi sembra che sia intorno a 6 watt, quindi 6-10 watt, quindi pochissimo. Ed è per questo che va così piano un notebook con un Celeron. Io vi consiglio di non comprare notebook che hanno processori Celeron, ok? Prendete un i3, un i5 o un i7 che costa lo sproposito, oppure prendete un Ryzen 3 o un Ryzen 5 per portatili. Benissimo, chiudiamo adesso l'installazione e vediamo se è andato tutto bene. Guarda che roba, 100%, che sta facendo? Aggiustando lo schermo e gestendo il servizio anti-malware. Vabbè, chiudiamo. Bene, quello che voglio fare adesso è alleggerire Windows 10, quindi per farlo utilizzerò un programma che ho scaricato, è gratuito, o se qualcuno vuole fare un'offerta la faccia pure. Il programma si chiama 00SU10, facciamolo partire, speriamo che si decida di partire. Eccolo qua. Dunque, l'ho già fatto eseguire prima, vi faccio solamente vedere che cos'è che ho impostato. Allora, prima di farvi vedere cosa è impostato, vi consiglio di cliccare su azioni e da queste applicare tutte le impostazioni consigliate. Una volta applicate queste, si va a cercare quelle impostazioni che potrebbero presentirlo. Per esempio, ho disattivato, tra le altre cose, ognuno cerca quello che vuole disattivare o disattiva, ho disattivato per esempio OneDrive, ho disattivato la telemetria, ho disattivato le altre cose, ecco, telemetria disattivata, il pulsante rivela password disattivato, Microsoft Edge l'ho disattivato, qualcos'altro ho disattivato, andiamo in fondo, perché allora Windows Update non toccatelo, così è e così rimanga, mi raccomando, perché sennò rischiate poi di provocare dei disastri. Ecco, OneDrive l'ho disattivato. E poi ho disattivato memoria di feedback, altre porcherie. Ognuno poi guarda, ho disattivato anche il traffico di rete non richiesto sulla pagina delle mappe offline. Tanto non utilizzerò il computer per gestire le mappe. Poi alcune cose preferisco comunque andarle a disattivare a manina, poi le vediamo. Chiudiamo il software. Allora, quello che voglio fare adesso è andare a selezionare una per una le applicazioni che voglio evitare che vengano eseguite in background. Questa operazione può essere fatta anche con 00SU10, però 00SU10 bloccherebbe tutte le applicazioni di supporto che sono in background. Procediamo, allora andiamo su App, eccole, App, vediamo un po'. Vediamo la schermata, così vediamo tutte per bene. Dunque, cosa che voglio disabilitare? Questa no, cattura e annota, otteniamo questa, Cloud Premium,
Ah sì, questo è quello che ho scaricato per come tema. Contatti, teniamolo, Cortana, contatti, diciamo così. Opzioni avanzate e se gira in background, ecco, la disattiviamo. Non gira più in background. E torniamo indietro. Facciamo lo stesso discorso anche per altre applicazioni. Che è successo? Mamma mia, come fa schifo questa grafica. Allora, abbiamo salvato Cortana, drive di che questo no, estensione immagine WebP, questa la disattiviamo anche. Interrompiamo. Benissimo. Potevo anche disinstallare, tanto per quello che serve. Microsoft OneDrive, film e TV, disinstalliamo proprio, disinstallo. Questo lo teniamo, include musica, disinstallo perché non ci interessa. Hub di feedback, anche questo lo disinstalliamo proprio. Invece di farlo, anzi di non farlo girare in background, non serve, via. Il tuo telefono, opzioni avanzate, anche questo qua, questo qua si può disinstallare, lo disattiviamo e torniamo indietro. Mappe, anche questo qua, mappe, disattiviamo. Questa è un'operazione che avevo fatto, anche se non sbaglio, se non ricordo male, sul primo video. Microsoft Edge, dove è sparito? Eccolo qua, sarà lui. OneDrive non mi interessa, via, disinstalliamo. Fatto. Poi Store teniamo, Office via, disinstalliamo. Poi disinstalliamo anche OneNote se lo fa fare, perché tanto chi userà questo computer di OneNote non sa neanche che esiste. Figuriamoci poi il Paint 3D. È una persona non vedente, quindi Paint 3D non lo utilizzerà. Massimo il computer usa la moglie. Portare realtà mista, lo installiamo anche. Questo calendario lo teniamo. Programma di installazione A lo teniamo. Amministratore vocale lo teniamo. Richiesta di supporto non ce ne frega niente. E tanto supporto non ce lo daranno mai. Disattiviamo l'esecuzione del background. Bene, se volete alleggerire Windows 10, questo è il modo 10, altrimenti tenetevi il vostro portatile lento. Di più non posso dirvi, mi raccomando, se dovete comprarvi un portatile evitate i Celeron, evitate gli Atom, evitate gli AMD EXXX e vivete felici e contenti. Bene, non dico nient'altro perché il video è già lungo di suo e vi do appuntamento al prossimo video. Bye bye, see you soon!